Firenze, un libro importante per una visita emozionante, quella del Santo Padre a Firenze. Ma direi che il linguaggio delle immagini, questa volta peraltro sapientemente associato alle parole stesse del Papa, ci dà un'idea proprio narrativa di quel che è stato uno degli eventi più importanti di questo anno per Firenze e per la Chiesa fiorentina, per cui sono grato a chi lo ha preparato e sarà uno strumento ancora di divulgazione del pensiero del Papa e di quello che è stata la sua presenza tra noi ben oltre i giorni, il giorno che egli ha potuto dedicare alla nostra città. Ecco, mi auguro che anche questo strumento possa aiutarci ad amare di più il Papa e anche però ad avere una maggiore considerazione di noi stessi, perché ne abbiamo bisogno, un po' di sano orgoglio ecclesiale, cittadino fiorentino, forse non ci fa male per motivarci di più a seguire il Papa. Si avvicina il 31 dicembre, quindi la fine dell'anno, un augurio per un inizio di 2016 per tutti i fiorentini. Direi un augurio di pace a tutti, un augurio anche di uscita finalmente da queste difficoltà economiche che ci hanno attanagliato in questi ultimi anni, perché davvero tutti possano ritrovare quelle prospettive positive di cui abbiamo bisogno per andare avanti. Un augurio direi soprattutto alle nostre famiglie, perché abbiamo bisogno di famiglie sane, forti, che sorreggano l'educazione delle nuove generazioni. Auguri a tutti.